Amici, buon caffè a tutti, bentrovati. Oggi è giovedì, forza e coraggio, ci avviamo in questo fine settimana. Stasera ci giochiamo una partita con la Lazio. Consentimi Ezio, buona mattinata, come stai? Ciao Massimo, buona mattinata a te, buona mattinata a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Sì, ci avviciniamo, forse Beh. coraggio, dicevi. Io dico che ci avviciniamo a maggio Male. e come sto juventinamente, mica tanto bene, eh. Allora, permettimi di sottolineare un attimo la fregatura che abbiamo preso con Paul Pogba. Ormai noi abbiamo imparato a ci sforziamo di pensare bene, però io mi insomma, qualcosa mi dice che hanno accettato un rischio un po' sconsiderato. Pogba, come ha detto oggi Allegri, sarà fermo ancora per alcune settimane. Si naviga a vista. Credo che comunque, probabilmente il rischio lo avessero calcolato di trovare un azzoppato che ha giocato una partita. Perché diciamocelo, non credo minimamente che avesse questa grande fila di club pronti a prenderlo tra il suo organico a stipendio d'oro. Non credo che, medicamente parlando, non fosse prevedibile, ci mettiamo la terapia conservativa prima, il mancato intervento dopo, insomma, tutta una serie di elementi che mi fanno pensare che alla fine abbiamo preso una sola gigantesca. Lui è venuto qui a svernare, a prendersi un sacco di soldi, ha un comportamento e un look americano, va a sciare, fa le sue cose, però. Questi sono i risultati. Io vivo di fatti. Poi qualcuno mi dirà, però, ok, io la penso in questo modo. Penso che alla fine abbiamo preso una grande fregatura. Domani con la Lazio, oggi, NDR, nota di redazione. Tanto non è un mistero che registriamo la sera prima. Saranno in campo Di Maria, Vlahovic, ma lui continua a latitare. Ezio. Massimo, io direi poco basta, Eh beh. perché guarda, tu ricorderai come lo ricorderanno i nostri amici del canale. Io più volte ho detto: guardate, di Pogba nemmeno vorrei più parlare fino al giorno in cui, Beh, ammesso però. che questo giorno arrivi, lo rivedremo in campo. Ora veramente sta diventando, siamo già anche oltre il ridicolo con questa storia, perché io posso anche capire che chi è rimasto fermo per così tanto tempo, nel momento in cui ricomincia ad allenarsi seriamente, sia ovviamente suscettibile di contrattempi, infortuni muscolari, indolenzimenti. Però qui non ce la raccontano giusta. Perché, ad esempio, nello sketch andato in onda oggi pomeriggio, domani per chi ci sente, è stato detto che sì, è stata fatta rilevare la normalità di questo tipo di contrattempo, è stato detto che ci vuole un po' di pazienza, però, anche perché sappiamo benissimo che la sciagura che respira, a prescindere dagli umettanati che lo circondano a livello comunicativo e a livello di una barzelletta, un momento dopo dice che ci si aspetta di vederlo in condizioni ottimali tra qualche Tra qualche settimana settimana, esatto. e che c'è bisogno che il suo ginocchio si riassesti. Allora, cerchiamo di metterci d'accordo, o che ci facciano capire, o per una volta ci dicono le cose come stanno. È un indolenzimento muscolare o è il ginocchio che non si è ancora riassestato? A prescindere da queste, che non sono minuzie, a dispetto degli unici 45 minuti che abbiamo visto Pogba in campo contro il Chivas, quella squadra messicana misconosciuta affrontata nella prima amichevole di stagione, va da sé che ormai
anche alla luce di tutte le belle favolette che ci hanno raccontato, a gennaio avremo tutti a disposizione. Però Oggi è il Ezio, 2 di Ezio, febbraio e a me sembra che la questione Pogba sia un Pog pacco, sia un Pog crack, sia, italianamente parlando, una fregatura. ma Ezio, io però francamente mi sono un po' stancato. Io comprendo che Allegri lì davanti non possa dire abbiamo preso una fregatura, me ne rendo conto. Sarebbe anti-aziendale, no? Però mi sono stancato di sentire dare giustificazioni a una cosa, l'altra. Ma qualcuno avrà sbagliato lì nella vita, no? Cioè, qualcuno avrà sbagliato nel fare le cretinate che ha fatto, nel comprare i giocatori che ha preso. Adesso Paredes non sarà riscattato. McKennie va via ed è il primo di una serie, che sono sicuro questo. Cioè, è chiaro che cercano di giustificarti tutto, però non siamo mica con l'anello al naso, e ne dico parlando, cioè con rispetto parlando per quelli che l'anello al naso lo mettono, si fanno il piercing. Non siamo nati ieri, insomma, siamo cretini, no? Cioè, uno che si fa fotografare in montagna, sugli sci, un po' di decenza, perdonami, Ezio. Cioè, sei lì che devi Beh, recuperare, Massimo, tu hai anche tutte le ragioni, però non dimentichiamo una cosa, che questa campagna acquisti, i giocatori, questa intendo la Sì. campagna acquisti ultima estiva, no? I giocatori che sono arrivati sono stati fortissimamente voluti Sì. Certo, ma dalla presunta guida tecnica. dovrebbe Per cui, voglio dire, un qualche responsabile certamente c'è. beh, se la guida tecnica li ha voluti, gli altri li hanno comprati Sì, no, 50-50, poi c'è una complicità, ovviamente c'è una complicità generale. Resta comunque far che poi, tra l'altro, se proprio vogliamo andare fino in fondo, lo stesso Milik che è arrivato, Esatto. perché attenzione, io non ce l'ho con Milik. Sia chiaro, perché comunque fin tanto che non è stato imbastardito, il suo l'ha fatto abbondantemente, però non doveva arrivare lui è arrivato perché è costato un piatto di lenticchie, ma doveva arrivare Depay, e Milik sappiamo perfettamente che è un altro sotto il profilo della salute assolutamente borderline. Eh sì. E quindi voglio dire, qui gli errori partono, insomma, partono da lontano. Alcuni sono evidenti e clamorosi, come quelli che riguardano Pogba, ma ci sono anche tutti gli altri. Il rinnovo del Sciglio, quando magari avevamo in organico un Pellegrini, o si Bravo. poteva Vabbè, mantenere un. ma ora Ezio, tenendo conto che queste manovre e dar via calciatori che avrebbero potuto essere molto utili, hanno un fondamento in quello che stiamo leggendo in questo momento, insomma, no? Dici, perché dai via Pellegrini quando? E beh, è Guarda, chiaro. io penso, Massimo, che l'assenza di un vero direttore sportivo e di un vero allenatore, come sempre, genera queste cose, perché guarda che i cicli migliori della Juventus comprendevano, contemplavano tutti un direttore sportivo bravo ed esperienza e un allenatore magari non ancora affermato, ma capace e con idee, mentre noi ci siamo fatti trascinare in un vortice di presunte opportunità che tali non si sono svelate, anziché inseguire le funzionalità di campo, e adesso ci ritroviamo con questo Pogba epigono del Ramsey che fu, non so se anche a lui intitoleranno una saletta del Jamie Edicol, quando tra l'altro tutti, no, sicuramente non io, nei tutti, si scagliavano contro il famoso sempre rotto Dybala, che comunque costava meno Eh beh, hai detto e bene, hai in detto ogni caso presenze e gol li garantiva.
Ezio, io ho notato una cosa, intanto domani aspettiamo la Lazio, ma è difficile fare previsioni, visto che col Monza sappiamo perfettamente com'è andata. Poi mi sembra anche di notare che le partite passino lievemente in secondo piano rispetto al bailamme che sta succedendo. Mediaticamente ho notato che sono apparse delle cose, intanto la linea editoriale da quando è cambiato il consiglio di amministrazione è molto più morbida e lo vedo sui quotidiani del gruppo, quindi basta constatare, non ci sono più quegli attacchi di prima. Però ci sono delle cose che non mi convincono, Ezio, no? Qualcosa che riguarda la Juventus, bah, che dici? Ma io dico che intanto già non mi convince la figura del presidente che, guarda, a me ispira, io lo vedrei bene in un film di Mel Brooks o in una sitcom nella parte del maggiordomo ironico, mentre l'altro, Scanavino, mi sembra il guardiano dell'harem di un sultanato. Faccio fatica ad avere fiducia in questi due eventi, Massimo. Sì, la linea editoriale sembrerebbe leggermente cambiata. Oggi, tra l'altro, su quotidiani non del gruppo Gedi, attenzione, in ultima pagina è apparsa una, cioè l'ultima pagina è stata contraddistinta dall'essere una pagina rossa con la scritta bianca: giù le mani dalla Giù le mani dalla Juventus, Juve. firmato 8 milioni. Allora io ti dico che qualche indiscrezione che mi è stata sussurrata parrebbe che questa, anche perché c'è un grande mistero su chi è l'acquirente di questa pagina, ma parrebbe, usiamo il condizionale, che l'acquirente sia la Juventus stessa, che con l'intento di urlare in silenzio il proprio, ecco, disappunto per le note questioni. Quanto alla partita di stasera, Massimo, ma io ritengo che sia assolutamente impossibile fare alcun tipo di previsione, perché Assolutamente. non è ritengo veramente pleonastico parlare di formazione, di moduli. Io non so come scenderanno in campo. Può succedere di tutto, può succedere che, essendo la Banana Cup una competizione nella quale, ecco, la Juventus può aspirare a qualcosa dal momento che la squadra più forte è stata eliminata, intendo ovviamente il Napoli, e può darsi che in fondo insuffli nella truppa orgoglio e motivazioni per cercare di portare a casa qualcosa. Viceversa, se un certo tipo di scoramento, rassegnazione, fastidio o pensiero già rivolto alla prossima stagione sotto altre insegne, se prevarrà quest'ultima possibilità, e ci esponiamo all'ennesima umiliazione stagionale. E, Difficile. guarda, ritengo veramente arduo, ma non per, certamente non per vigliaccheria, perché mi sono sempre slanciato senza tema di metterci la faccia in previsioni, ma in questo tipo di circostanza lo ritengo un esercizio veramente ai confini della realtà, Massimo. Esercizio di stile, ma non è questo il caso. Buon caffè a tutti, buon giovedì. Il punto di Carlo Onesti e poi naturalmente pre-partita, intervallo partita, post-partita. Ezio, buongiorno, passati una buona giornata, Buongiorno a insomma. te, Massimo. Ovviamente Certo. ci vedremo più tardi per la sfida di Banana League. Per il momento, un buon proseguimento di giornata a tutti gli amici del canale. Auguri. Ci vediamo presto.